La Fattoria della Solidarietà, degustazione di prodotti locali in Piazza Libertà organizzato dalla Coldiretti. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. A scuola del numero 1, altro momento formativo per i giovani portieri di calcio. L'agricoltura si sposa con la solidarietà. Una degustazione di prodotti tipici con un ticket simbolico, il cui ricavato andrà interamente in beneficenza all'assessorato comunale ai servizi sociali del comune. Sì, è una grande iniziativa, stiamo raccogliendo una piccola offerta per questa iniziativa di solidarietà, stiamo dando un contributo, diciamo, per questo evento che abbiamo organizzato. Non ci possiamo lamentare, sta procedendo bene l'iniziativa, sta procedendo. Quest'anno, assieme con il comune di Ragusa, stiamo portando avanti questa iniziativa che si svilupperà su due giorni, il 22 e il 23 di dicembre. Un'opportunità, una possibilità per i cittadini di Ragusa di avvicinarsi al territorio, alle eccellenze della produzione locale. Questa sera in particolare avranno la possibilità di degustare ricotta, di degustare pasta fresca e tanti altri prodotti di origine locale, quindi a chilometro zero. Questi due giorni li abbiamo dedicati appunto alla solidarietà in prossimità delle feste natalizie, perché riteniamo che anche i prodotti agricoli possono dire la sua su quanto riguarda la questione della solidarietà. Stasera siamo qua, così come lo saremo anche domani, per questi due giorni, perché vogliamo con i consumatori portare un attimo anche sulla riflessione della solidarietà, organizzando questi momenti ricreativi di degustazione, principalmente con la ricotta, con la pasta calda che stiamo facendo per i visitatori degli stendi, e domani faremo il mercato regolarmente che si fa in Piazza Libertà. Questa iniziativa abbiamo fatto per Ragusa, per i bambini poveri stiamo dando in offerta tutta la ricotta, infatti le persone sono felici di fare questa offerta, cioè vengono, si prendono la ricotta senza dire niente, lasciano un'offerta ai ragazzi. È un bel gesto, un bel gesto. Sì, sì, grazie alla Coldiretti che ha organizzato anche tutta questa manifestazione, diciamo una cosa carina. Siamo sotto le feste, credo che sia un'occasione per consentire a tutti di festeggiare e di lasciare un po' i problemi alle spalle. Generi alimentari di prima necessità donati ai poveri della città. Un Natale all'insegna della solidarietà, con 520 pacchi regalati agli indigenti. L'associazione di volontariato ADRA, con il contributo del gruppo volontari Impegno Civico della Protezione Civile, stanno provvedendo alla distribuzione dei pacchi acquistati dall'assessorato comunale ai servizi sociali. Eh sì, diciamo che siamo anche in questa iniziativa in prima linea. L'ADRA è un'associazione appunto che si occupa di chi ha bisogno, anche in questa realtà siamo in prima linea perché ci teniamo in maniera particolare, visto che il comune ha predisposto, diciamo, questi pacchi natalizi, di poter distribuire e quindi far sì che questo Natale, soprattutto per queste oltre 500 persone, sia un Natale un po' più felice rispetto a quello che era programmato. E quindi come ADRA siamo ben felici, anche se siamo stanchi per tutte le iniziative che facciamo, ma siamo qua in prima linea perché vogliamo dare ancora una volta un supporto per queste persone che vivono appunto dei disagi, che non vivono la nostra stessa fortuna nel vivere un Natale più sereno. Sì, è una faticaccia, un gran lavoro, però è fatto sicuramente col cuore, quindi per chi ha bisogno diamo una mano d'aiuto nel limite del possibile. Poi ringraziando anche l'assessore, il comune, quindi per noi è un piacere, ecco, siamo qua. Come potete ben vedere siamo abbastanza indaffarati, ecco, però ripeto, è un piacere. E per questa bellissima iniziativa che abbiamo riproposto per il secondo anno consecutivo, ci ha dato la possibilità ai servizi sociali per, ecco, donare questi 520 pacchi. I miei colleghi hanno detto precedentemente tutto e l'assessore ha detto anche le modalità con cui si daranno questi pacchi, quindi io volevo solo fare un ringraziamento veramente di cuore a tutti quelli che hanno collaborato.
volontari, ma soprattutto alla protezione civile del comune di Ragusa. E quindi i volontari della protezione civile che con tanto amore, veramente, con tanta dedizione, sono andati a prendere questi pacchi, a scaricarli, e quindi questo volevo fare un ringraziamento veramente speciale a tutti questi volontari. Grazie. Buonasera, sono Giuseppe Di Stefano, mi sono offerto come volontario a questa associazione, l'associazione ADRA, per distribuire in questo periodo natalizio dei pacchi a delle famiglie che hanno di bisogno, che sono più bisognosi. La cosa simpatica e molto piacevole è che la collaborazione è molto ampia, molto aperta, e le persone che vengono ad usufruire di questi pacchi respirano un clima natalizio, come è giusto che sia così. Freschezza e genuinità di prodotti appena raccolti. La filiera è cortissima al mercato degli agricoltori di Contrada Tabuna, accanto al Teatro Tenda a Ragusa. L'appuntamento per il periodo delle feste è fissato per martedì 29 dicembre. Da gennaio si riprende il giovedì dalle ore 16 alle 20. Sì, diciamo che la location è stata potenziata anche con gli aiuti dell'amministrazione comunale, che ha messo delle risorse affinché anche la location prendesse una identificazione che fino adesso non era stata, come dire, specificata. Stiamo costituendo il logo del mercato degli agricoltori, un logo che identificherà finalmente il mercato comunale e lo contraddistinguerà da tutte le altre iniziative di vendite dirette dei prodotti agricoli che si esercitano nella nostra provincia. Sì, penso che sia una delle strade più importanti che riguarda non solo l'agricoltura, e in modo particolare un'agricoltura di qualità. Ma dall'agricoltura di qualità deriva anche un'alimentazione di qualità. Dall'alimentazione di qualità deriva il fatto che possiamo anche riuscire a prevenire tante patologie, in modo particolare le patologie che quelle che hanno maggiore incidenza a livello mondiale. Quindi è un circuito che tra l'altro serve anche e molto per creare occupazione, per creare buona e sana occupazione, perché lo sviluppo locale attraverso il chilometro zero, anche perché dobbiamo partire da quello che abbiamo in termini di risorse. In termini di risorse abbiamo un'agricoltura che è un'agricoltura forte, negli ultimi anni sta subendo anche l'agricoltura, il settore primario, una crisi forte, ma paradossalmente rispetto ad altri settori l'agricoltura ha la capacità di potersi riprendere, e questa è una delle strade, quella del chilometro zero, anche perché tenendo conto che le infrastrutture che abbiamo sono quelle ormai chiare a tutti, ritardo, e ci sono ritardi rispetto alle infrastrutture, abbiamo un gap che è difficilmente colmabile, tra l'altro anche con il resto del paese, ecco che l'agricoltura, il chilometro zero, non solo darà e produce prodotti di qualità, perché sono prodotti freschi e freschissimi, ma produce anche un reddito forte e integrativo all'agricoltura. Ecco perché i mercati come questo mercato, e fa bene l'amministrazione a incentivarlo e a sostenerlo, i mercati degli agricoltori sono mercati che devono essere sempre più frequentati dal mio punto di vista dalle persone, perché, ripeto, ottengono non solo una alimentazione buona e di qualità da questa agricoltura di qualità, ma hanno anche la possibilità di aiutare i nostri concittadini che operano nel campo dell'agricoltura ad avere redditi integrativi, e tutto questo non può che fare bene all'economia locale. Sì, noi siamo una piccola azienda agricola, vendiamo i nostri prodotti, quindi sono prodotti a chilometro zero, sono freschi, proprio raccolti la mattina, e il pomeriggio li portiamo nei mercatini in modo che la gente può acquistarli direttamente da noi produttori. Abbiamo molti prodotti, ci attenzioniamo di più sulla verdura, ad esempio sulle lattughe, sugli spinaci, broccoli, indivia e poi anche bietole, le bietole selvatiche, la borragine, insomma un po' di tutte verdure, e trattiamo anche qualcosina come la frutta, come le arance, l'uva. Noi prendiamo dall'ortaggio alla frutta, quella di stagione, che è quella nostra, nei nostri prodotti, come frutta secca, pure come mandorle e noci nostre. Questi prodotti.
ovviamente diventa il mercatino un punto di incontro anche col consumatore ragusano. Intanto le sue prime impressioni su questa location e come stanno andando gli affari, insomma, la vigilia del Natale? Stanno andando discretamente, sì. Qual è il prodotto che va per la maggiore? Sia gli spinaci come i broccoletti, le noci, le mandorle, perché giustamente si fanno il torrone a casa, tutte quando si riuniscono, le impanate, le cose che ci sono di fare. Sì, soprattutto la filiera cotta. Noi dal 30 dicembre faremo solo filiera cotta. Fino a quest'anno abbiamo fatto ancora qualche supermercato, ma dal 30 dicembre chiuderemo completamente, abbiamo sostituito totalmente le nostre vendite dalla grande distribuzione alla vendita diretta. Questo mercatino di Ragusa ovviamente è un punto di incontro tra il produttore e il consumatore. È un punto di incontro, non è il massimo rispetto a quello che c'è in giro, però dobbiamo ringraziare l'amministrazione che ci sta mettendo dell'impegno, ora sta facendo un po' di pubblicità, che è importante, i grembiolini, le borse per la spesa, in modo da incentivare le persone a venire a comprare qua, perché ne ha bisogno questo mercatino che rispetto agli altri è un po' più indietro. Questo è il sito naturale del mercatino degli agricoltori. Abbiamo concluso da poco il nuovo bando, dal 2016 abbiamo assegnato tutte le postazioni e abbiamo voluto dare un segnale a questo mercatino mettendo in bilancio una piccola somma che sicuramente ci darà modo di rilanciare questo mercatino. In particolare con questa piccola cifra noi abbiamo dato la possibilità di dare una nuova identità a questo mercatino, quindi abbiamo fatto in modo di creare un nuovo logo, abbiamo acquistato, non li voglio chiamare divise, diciamo dei camici, 80 camici, per cui tutti gli operatori di questo mercatino indosseranno questi camici, sarà una cosa simpatica vedere che tutti quanti avranno lo stesso camice e quindi fanno parte di questa struttura, di questa piccola comunità. E abbiamo acquistato anche dei sacchetti non di plastica per pubblicizzare ancora di più questo mercatino. Lo scopo qual è e perché siamo così attenti a questo mercatino? Perché in realtà qua dentro va venduto il famoso prodotto a chilometro zero, dal produttore direttamente al consumatore. Questo ci dà la possibilità e la garanzia intanto di fare acquistare ai nostri concittadini dei prodotti buoni e soprattutto anche la possibilità di acquistarli a prezzi convenienti. E in una situazione in cui la crisi impera sempre di più e ci sono difficoltà delle famiglie a portare a fine mese, arrivare a fine mese con lo stipendio, sicuramente la possibilità di acquistare prodotti buoni a prezzi ragionevoli è sicuramente una cosa importante per tutta la nostra città. Una tombolata per festeggiare tutti insieme l'arrivo del Natale. L'Anteas, con il supporto del Centro Servizi Volontariato Etneo, ha voluto organizzare un momento ricreativo all'interno della propria sede in Viale dei Platani a Ragusa. La serata è stata simpatica, è stato un momento di aggregazione e anche uno scambio di auguri per tutti noi, diciamo. È un momento anche di intrattenimento con la giocata della tombola, con i premi che qualcuno ha vinto. Diciamo che tutto sommato la serata è stata positiva. Ma noi approfittiamo sempre di questa occasione perché l'ambiente di aggregazione quale il circolo dell'Anteas e nonché il clima natalizio favoriscono un po' i rapporti fra tutti i soci e tutti coloro che magari ne approfittano per passare un pomeriggio in compagnia, in armonia, in amicizia con gli altri. Ricordiamo, lo ricordo in qualità di referente del CSVE di Catania, che stiamo portando avanti il progetto A Natale si può 2 con animazione in tutto il distretto di Ragusa 2 nelle case del riposo il pomeriggio con ospiti, visitiamo tutti gli ospiti, intratteniamo con eventi musicali, i giochi vari per dare anche a loro la possibilità di passare un pomeriggio in allegria. Dobbiamo anche dire che c'è anche la parte culturale in questa Anteas, difatti per il momento stiamo facendo un corso di computer e poi facciamo anche palestra che serve a muoverci, a prevenire un po' gli acciacchi della terza età. E ci ripromettiamo anche di fare altre cose,
a gennaio, speriamo che tutto vada in porto e si va avanti. Abbiamo anche un vasto programma che sarà attuato da gennaio, subito dopo aver completato il progetto A Natale si può 2, quale un altro corso di informatica, un corso di informatica avanzato per chi ha fatto ora il corso base, e faremo pure un corso di inglese che avrà come destinatario sia le persone adulte, quindi con un corso di inglese molto pratico, e un corso per ragazze di scuola elementare e scuola medie, con due bravissime insegnanti che faranno apprendere l'inglese ai ragazzi giocando. Sì, un progetto che sta coinvolgendo molti volontari e molte strutture che accolgono persone sole, persone che vivono un profondo disagio, spesso non soltanto economico ma anche psicologico. Essere accanto a delle persone che soffrono in un momento in cui magari maggiormente si sente la solitudine, riteniamo che sia importante. Col presidente dell'Antes, Rocco Schininar, referente del distretto Ragusa 2, infatti stiamo seguendo con particolare attenzione le attività che stiamo svolgendo in diversi comuni, da Ragusa a Santa Croce, a Comiso, a Vittoria, per far sì che questo percorso, iniziato un paio di anni fa, possa continuare sempre più celermente e raggiungendo obiettivi e traguardi sempre più ragguardevoli. L'obiettivo è quello di contrastare la solitudine. È vero che non lo si può fare tutti i giorni dell'anno, ma è vero che bisogna iniziare un percorso che possa coinvolgere sempre più volontari in modo trasversale tra le diverse associazioni di volontariato che operano sul territorio, di modo che il welfare territoriale possa sempre più meglio strutturarsi, rendendosi a servizio, a disposizione di chiunque ne possa avere bisogno. Quindi un progetto, A Natale si può 2, l'abbiamo intitolato proprio per indicare questo cammino, questo continuo percorso che abbiamo intrapreso un paio di anni fa, affinché si possa dare un sorriso, un saluto, un momento di socializzazione, di aggregazione a chi nel periodo natalizio magari avverte di più la solitudine che spesso vive durante tutto il periodo dell'anno. Vogliamo continuare su questo percorso facendo sì che questa giornata non diventi l'unica nel corso dell'anno, ma possa trovare delle repliche con un maggiore seguito possibile, sia da parte dei volontari che delle persone che, comprendendo il valore e il significato di quello che stiamo facendo, possano richiederne i benefici. Sì, questa è nell'ambito di tante altre occasioni che l'Anteas rivolge agli iscritti della FNP. Ma non solo, perché ovviamente vogliamo anche allargare il cerchio per poter coinvolgere tante altre persone che soprattutto in questo periodo natalizio magari hanno problemi di solitudine, quindi coinvolgerli in tante attività come quella di stasera che è la tombola, ma anche di altre occasioni per poter essere insieme, poter trascorrere qualche momento di serenità insieme a tanti altri. La FNP vuole favorire queste occasioni perché ci sono grandi potenzialità da parte dell'associazione Anteas per poter portare appunto avanti questo discorso di coinvolgere persone a prescindere dall'età. Possono essere giovani anziani, piccoli anziani, giovani pensionati, piccoli pensionati, grandi pensionati. Ecco, metterli insieme proprio per trascorrere serenamente qualche ora e poter anche liberamente esprimersi in queste occasioni. Un Natale da numero 10, con tanto divertimento e ricchi premi per i più piccoli. L'evento è stato organizzato dalla scuola calcio Game Sport nell'auditorium della scuola Marielle Ventre di Ragusa. Ciao a tutti, sono Andrea Caschetto, sono lieto di essere oggi qui in presenza del mio ex allenatore del calcio, il mister Canzonieri, che ha organizzato un evento straordinario con i bambini. Quindi diciamo proprio al mister il perché mi hai voluto invitare oggi. Beh, ti ho voluto invitare perché sei l'esempio di come con lo sport si possa realizzare qualcosa di bello. Lo sport per me è formativo, è formare degli uomini e per me tu sei un uomo vero, un uomo realizzato. Allora diciamo che la tua missione con me è riuscita, perché abbiamo passato un anno straordinario con le giovanili del Ragusa Calcio e oggi siamo qui per organizzare questa tombolata. Io infatti sono soltanto l'ospite d'onore, chiamiamomi così,
perché sto facendo questo progetto, ho fatto un giro nel mondo per gli orfanotrofi, sono proprio ragusano ed è bello vedere come arrivano aiuti soprattutto dalla mia città. Sì, ed è bello come attraverso lo sport ognuno possa trovare la sua strada. Tu hai trovato la tua e devo dire che quando giocavi eri anche un bravo calciatore, però attraverso i valori che attraverso lo sport si possono dare, tu hai realizzato questa cosa, secondo me è meravigliosa e unica. Complimenti ancora, Andrea. Grazie mister, complimenti anche a te visto che hai organizzato questa bella iniziativa. Abbiamo, mi sembra, c'è anche GameSport che ci stanno aiutando e quindi vogliamo augurare un buon Natale a tutti quanti, soprattutto a chi possa seguire questo bel programma. Grazie. Grazie a te, Andrea. Sono qui un po' per raccontarvi la serata, come immagino avranno fatto anche i miei colleghi. Siamo qui per festeggiare il Natale, chiaramente tutti insieme, e poi soprattutto anche i 10 anni della GameSport Ragusa. Sarà un anno per noi particolare, ricco di festeggiamenti, che è iniziato già a settembre, continua adesso col Natale e si concluderà intorno a giugno. Che dire, insomma, per noi il Natale è sempre un momento particolare, perché facciamo una festa molto importante, una festa di condivisione, una festa che magari è un po' diversa da quelle che si vedono in giro, nel senso che ci impegniamo anche con un aspetto solidale, di beneficenza, per rendere i ragazzi protagonisti. Quindi sono i ragazzi essere protagonisti con un piccolo dono, con un piccolo pensiero. In questo caso abbiamo deciso di donare a un ragusano, un ragazzo che si chiama Andrea Caschetto, che gira il mondo, gli orfanotrofi, i luoghi dove i ragazzi comunque hanno bisogno, sono in difficoltà, per portare un sorriso, per portare un aiuto. Quindi quest'anno abbiamo deciso di impegnarci e donare qualcosa a lui. Questo un po' è il senso del nostro Natale. Per il resto è sempre un momento per salutare le famiglie, per stare tutti insieme e per farci auguri. I segreti per diventare un buon portiere di calcio, con un corso formativo voluto da Alessandro D'Antoni. A scuola da numero uno vuole diventare un vero e proprio corso formativo per le squadre di calcio e per i loro portieri. Beh, per diventare portieri da grande, ma soprattutto quello non è il nostro obiettivo principale. Noi abbiamo come obiettivo il farli crescere bene nello sport, con valori sani e soprattutto con gli strumenti adatti per poter un giorno giocarsela con i loro pari età del nord o di altre realtà che purtroppo sono distanti da noi di anni luce, diciamo. C'è bisogno comunque di questi momenti formativi? C'è bisogno, sì, ci sarebbe bisogno anche di più momenti formativi. Noi purtroppo riusciamo a farne soltanto un paio l'anno, perché grazie al mister Carafa che riesce a venire a darci una mano un paio di volte l'anno. Per il resto cerchiamo di dare ai ragazzi quello che possiamo, pur non essendo professionisti, proviamo. Che fine ha fatto la scuola calcio portieri Italia? La scuola calcio portieri Italia è una brutta storia, perché ormai i portieri vengono presi da fuori con pochissimi soldi, con speculazioni. La famosissima scuola dei portieri italiana degli anni 80, 70, ma anche precedente, è tristemente fallita. Da Ragusa quindi una grande sfida per diventare veramente numero uno. Ci proviamo, ci stiamo provando. Sì, ormai siamo arrivati al quarto stage con Alessandro, quindi abbiamo iniziato un pochettino per gioco, però sta diventando un appuntamento importante. Sono contento perché ogni volta l'entusiasmo cresce, abbiamo sempre più iscritti e quindi sono veramente contento, perché quando abbiamo iniziato questo progetto è iniziato per provarlo, perché qui non c'era una struttura che poteva dare questa opportunità ai ragazzi. E ripeto, sono molto contento perché in 2 anni abbiamo fatto 4 stage, quindi va bene. Insomma. C'è bisogno comunque di questi momenti per questi ragazzi? Ma guarda, io sì, perché ce ne sono sempre di meno, soprattutto per il portiere. Perché è un ruolo fondamentale per il calcio, poi soprattutto in queste scuole calcio è un pochettino bistrattato, un po' per esigenze, un po' per problemi economici, non c'è mai l'opportunità di poter dare un allenatore di portieri ai ragazzi, e quindi il portiere va curato, soprattutto nei movimenti, e quindi è una cosa importante quando si riesce a partecipare a questi raduni.